Aria di derby quella che soffia al Mecchia, soprattutto una partita molto attesa, quella tra le Granata e il Sarone Caneva, le due squadre che fino a una settimana fa si contendevano il primato solitario in classifica. Inizio con qualche segnale di nervosismo da entrambe le parti, alcuni errori di misura nei primi minuti, si vede soprattutto il Sarone con qualche imbucata, come in questo caso, nessun problema però per Fontana in uscita. Prima occasione degna di questo nome al decimo minuto, anche se il tiro di Stella è molto alto rispetto ai pali difesi da Fontana. Ancora Stella qui con questo traversone, blocca Fontana. Arriviamo così alla parte centrale di tempo in cui il Portogallo si scrolla di dosso qualche paura e si rende pericoloso qui al ventesimo con il cross di Tollardo. Non trova nessuna giocatrice però al centro dell'area. Molto cercata Polzot dalla parte opposta, qui vedete protesta per un possibile tocco con il braccio in area di Marchesin, le immagini non smentiscono né confermano. Si arriva così al 26esimo, cross di Marchesin, palla che arriva a Durigon, Eliana Tollardo sotto porta, mette dentro l'1-0, il suo nono gol in campionato, il primo contro il Sarone Caneva in questo campionato, soprattutto il gol numero 10 in stagione. Varie esultanze da parte di Tollardo che fa esplodere il Mecchia. Buona parte del gol però va attribuita a Durigon e alla sua sforbiciata volante. Durigon che aveva fornito anche l'assist per Bertolini nella partita di Coppa. 28esimo, risposta con l'ex di turno Chiarotto. È andata in gol nella partita sempre al Mecchia tra queste due squadre. Lo ricorderete, Chiarotto blocca stavolta Fontana. 30esimo, lancio in profondità per Tollardo che arriva tu per tu con Comacchio, anche lei ex della gara, brava comunque a chiudere lo specchio. Con le immagini di Gabriele Zoia andiamo nella ripresa, primo minuto bianco con il diagonale, non trova lo specchio, pochi secondi e altra occasione per il Sarone con Stella, vince un rimpallo e stavolta è Fontana decisiva a chiudere lo specchio. Seconda occasione nel giro di pochi secondi per le ragazze di Mister Maggio. Decimo minuto, si vede anche il Portogallo, schema da calcio di angolo con il cross da parte di Marchesin, smanaccia Comacchio, poi l'azione si esaurisce per il Portogallo. Secondo tempo decisamente più godibile, Costantini recupera alto il pallone, blocca Comacchio e al 19esimo ci prova anche Bertolini dai 20 metri, palla alta. Arriviamo così al 21esimo, Marchesin, ed è grande la risposta di Comacchio, decisiva sulla conclusione di Marchesin in mischia. Rivediamo dalla camera retroporta, non con il piede forte Marchesin, comunque decisiva la deviazione dell'estrema ospite, ma è buona l'occasione per il Porto anche al 34esimo con Menini, ben innescata da Precai, non trova la porta, c'era stata anche un'occasione importante per Dall'Arc dalla parte opposta al 26esimo. Si arriva così al recupero molto lungo, 7 minuti di recupero assegnati dal direttore, il signor Favretto, che arrivano, vedete, senza particolari occasioni né da una parte né dall'altra, molta stanchezza vista l'intensità della gara. E al 92esimo, palla in profondità per Polzot, che disegna questo pallonetto, un gol molto simile a quello segnato all'andata in campionato e un altro gol d'autore per la classe 92. Il Portogallo è andato in vantaggio con una 2007, risponde il Sarone Caneva con una ragazza classe 1992 ed è, come dicevamo, un'altra pennellata da parte di una giocatrice di indubbia classe e tecnica. Non è finita però, perché siamo al 48esimo, sfugge il pallone a Comacchio, Tollardo, impressione dell'errore da parte di tutta la tribuna, ma in realtà rivedendo è decisiva la mano di Comacchio e sul calcio d'angolo seguente Marchesin manca l'impatto. Insomma, una partita veramente emozionante tra due grandi squadre che si contenderanno questa stagione fino alla fine. Un saluto da Davide Gasparotti.